Ma buon salve a tutti! Oggi siamo tornati in una reaction importante come ogni fottuto anno. Ebbene sì, siamo tornati sulle reaction alle poop del collegio. È ritornato quel periodo, anche se quest'anno devo dire che è stato un po' difficile, ecco, trovare delle poop, perché ce ne sono proprio pochissime. Sulle dita di una mano si possono contare, sono talmente poche. Non so perché si è ridotto drasticamente la creazione di poop dedicate al collegio. Forse perché non sono in culo a più nessuno. Boh, comunque, prima di iniziare, io vi ricordo che potete lasciare un bellissimo like, iscrivervi al canale e seguirmi su tutti i social. Importantissimo. Iniziamo con la prima poop. Il collegio è pieno di cervelli. Certo. Signori collegiali, buongiorno. Buongiorno. E che iniziamo. Buongiorno. Arrivederci. Bellissima questa lezione, breve e concisa. Complimenti. I collegiali. Buongiorno. In realtà, cari ragazzi, per ottenere la borsa di cazzi servono crediti no. E cazzi nelle lezioni. Non ho ben capito cosa c'è bisogno. Lorenzo. Ecco, prof. Ignorenzo. È un momento, sto arrivando. Ignorenzo. Ignorenzo. Ma sei incazza. E che cazzo è successo? Succede? Signor Enzo, qui. Signor Enzo, qui. Signor Enzo. Lei va. Cosa sta succedendo? Si è trasformata la prof. Incazzatissima, manda tutti a quel paese. Insomma, un po' di rispetto per il povero Enzo. Sto arrivando. Signor Enzo, qui. Dovete usare un po' di... Non ho ben capito. Una semplice lezione di pelle e peli. Bella questa lezione di pelle e peli. Affinché il cazzo di cardamone. Eccala, eccala, sempre quello. Una macchina a rallentatore. Esistono in natura 43 cervelli deficienti possibili. Ah, vabbè, questo non ci sono dubbi. Alla sedia dignitosa. Moltissimo sangue. E arriva, grazie al cazzo di maroni carotidi, i cervelli dei collegiali deficienti che sono arrivati qui. Insultiamo anche. Usano per la produzione della sedia dignitosa. Ma ci rendiamo conto? Certo, certo, certo. Il tronco della sedia dignitosa si mangia, è commestibile. Il cervello dei collegiali deficienti ben cucinato si mangia, è commestibile. Certo, mangiamoli un po' sti cervelli deficienti. Poveri collegiali, che cazzo devono subire? Il cazzo di cardamone si mangia, è commestibile. Beh, certo che è commestibile. Avocado. Mai insinuare questi dubbi nei professori. Vi posso garantire che questo cazzo sessuale l'hanno scopato a dovere. Ma ci rendiamo conto? Ma signora prof, un po' di decenza, porco due, un po' di decenza, insomma. Next, il collegio ha danneggiato la sedia dignitosa della Petolicchio, come se non ci fossero dubbi. Ma che cazzo? Che cazzo sto vedendo? Perché? Perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Oh! Oh mio Dio! Oh! Il funerale alla sedia devono fare. Ma è che di lanciare la sedia dignitosa? Stronzo. Alla Madonna! Ascolto! Le avevo detto di allontanarsi dalla sedia dignitosa della Petolicchio. E che cazzo è? La Petolicchio? Non siete divertenti! Qui!
È inquietante sto video. È inquietantissimo. Ma cos'è? Ma che cazzo sto vedendo? Tutto il collegio è solo su Rai Play. Play, play, play. Scarica la Play, play, play. Play. Galap. Alla Galap. Intanto i giorni passano e quel che passano. Certo, i giorni collegio e che le lezioni passano. Maria Rosa Petolicchio. Rosa Peto Maria Olicchio. La vostra insegnante di tette scientifiche. Bella questa materia, tette scientifiche. Prossimamente in tutte le scuole. Signor Grosso, mi fa un esempio di numero grosso? Prof, mi dispiace, non le conosco. Eh beh, giusto. Ma lei ha questo atteggiamento o per caso ha una gomma da mento o per caso ha una gomma da caricare in bocca? Ma che cazzo fai? Una? L'unghia. Una? Musam. L'unghia? L'unghia. Una? Ah. Per gentil cortesia, gentil sia. La vogliamo andare a scopare la lavagna? Quest'unghia? Scusi, prof. Allora, per gentil cortesia, gentil sia. La nostra lezione è finita. Io poi vi conoscerò attraverso la cioccolata. Mi pare giusto. Tramite la cioccolata si conoscono gli alunni. È giusto, è giusto. Complimenti, prof. Sempre un passo avanti. Next! Il collegio è una gabbia di matti. Non c'erano dubbi, guarda. Non ce n'erano dubbi. Lei sta zitta e mi ascolta. Sta zitta e mi ascolta! Oh, le urla più belle! Oddio, che cazzo è successo? Duro di sempre. Se ne va di Davide sa... Ma perché con il piccone di Minecraft? Oddio! Incontreranno nuovi severi professori. È la mia lezione! E lei la sta disturbando! Bastardo! Ecco, perfetto. Ce la faranno gli adolescenti di oggi a resistere? Spoiler, no. Mi piace questo. Buonasera a tutti, ragazzi, genitori e non, ragazzi e non, mamme e non, nonne e mamme, zie e non, ma nonne zie, nonne ma nonne. Perfetto, ho capito tutto. E la giacca per terra è come gettare la giacca per terra. Beh, giusto, gettare la giacca per terra è come gettare la giacca per terra, mi pare giusto. Oddio. Ma che cazzo è successo? Secondo lei, sì, la signorina Angio si merita di rimanere dentro questo collegio? Oddio, che cazzo è successo all'occhio? Secondo me lo, perché è una struzza. No! No! Signor cazzo, cosa ne pensa? Ah, il signor cazzo. No, te la mia. Oddio, ha parlato come un robot. Poi che fermo immagine è bellissimo. Spellete e la bascalla. Ma che cazzo? Ma che cazzo stai? E il tempo è scaduto perché è finalmente arrivato. Buongiorno. Buongiorno. Oddio, chi cazzo è quella? Buongiorno. Buongiorno. Signori collegiali, le parle morte. Non lo sapevamo. Siamo già arrivati alla penultima settimana, pen vostra penma, pen. Come sapete, tra poco partirete, tra poco per la meravigliosa abbazia di Montecazzo. Ah, il Montecazzo. Auguro che tutti abbiate studiato e imparato e studiato. Vi presento Don Luigi. Buongiorno, brutte teste. No, no, signor prete. Don Luigi mi sembra simpaticissimo. Arrivederci. Ma era una merda. Io vorrei lasciare la parola alla mia esimia collega, il nostra graditissima ospite. Ola. Allora, arrivederci, è stato un piacere. Intanto in aula magna il preside è già in posizione per il discorso di fine settimana. Bello questo discorso, preciso, breve e conciso. Che discorso era questo peto? Che cazzo di discorso era? Eh beh, il preside sembra un passo avanti, precisiamo. Complimenti signor preside, parole bellissime non ce n'erano. Ma vorrei concludere questa reaction con questo video. Ok, dove si trova Lodi? Qua. Lodi è... No! Non dica cazzate, Dada. Non è dove sta il colosso di Lodi. What? Che? Per prendere la cartina dell'Europa comunque.
aspetta, non ho capito. Risentiamo, please. Se dica la sua cazzata. Non è dove sta il colosso di Lodi. What? Ma dovrebbe prendere la cartina dell'Europa comunque, non sta. Come la cartina d'Europa? Madonna, non conosciamo nemmeno l'Italia. Perfetto. Poi in Grecia il colosso di Lodi. Come ha detto, scusi. Come Rodi? No. Rodi? Perfetto, date la geografia vanno sempre d'accordo. E con questo direi di chiudere qui questo meraviglioso video. Spero che vi sia piaciuto, ovviamente lasciate un bellissimo like. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto. Ovviamente seguitemi su tutti i social, importantissimo. E se volete anche seguirmi sul secondo canale YouTube, potete farlo. Trovate tutto in descrizione. E detto ciò, noi ci si becca ad una prossima puppata.